Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Sabato mattina 9:15, il mio bollettino, tipo bollettino meteo. Allora, noi siamo prontissimi. Io anche stanotte, come tutti i venerdì notte, diciamo la notte tra il venerdì e il sabato, non dormo mai. Ebbene sì, si vede l'adrenalina, non lo so. Poi il venerdì sera prendiamo la pizza e mi rimane tutta qui, perché quando sono le 8:30 sono talmente stanca che vado a letto e quindi mi rimane sullo stomaco. Comunque si va. Allora, stamattina andremo a fare un po' di shopping, come si dice in Romagna, per quanto riguarda il mare, perché comunque da domani iniziamo ad andare in spiaggia, visto che è andato delle belle giornate, e poi questo è il weekend del 25, però lunedì è andato brutto. Adesso vediamo, vediamo un po' la mattina quando ci svegliamo come vanno le cose, e eventualmente se lunedì è brutto, andremo a fare la spesa. Allora, stamattina ho messo una di queste maglie, sapete che le ho con questa scritta ormai di tutti i colori, mi piacciono tantissimo, e sotto le ho adattato questo pantalone che ho preso tempo fa da Zara. Se andate indietro nei miei video ve lo ricordate. Ho lasciato qui l'etichetta perché so che me la chiederete anche su Instagram, è questo qui, 29,99, una XS, e il codice è questo qui. Molto carino, particolare, ha la vita molto molto alta, che a me non è che piaccia tantissimo, non so come mai l'ho preso quella volta lì. Comunque, sotto gli ho messo le sneaker lil viola, ci starebbero bene tutte bianche o lilla, ma non le ho, magari se le trovo le prendo e adesso magari vi faccio vedere allo specchio. Eccolo qui, intanto ho già preparato anche il giubbotto di jeans, perché andrò a mettere quello anche se fuori è caldo, e il pantalone è fatto così, vedete, vita alta, ha le gambine abbastanza larghe e fatto così di dietro. Purtroppo le tasche sono finte, non sono vere. Comunque è fatto così, e la maglia l'ha presa apposta per metterla sotto, cioè sopra questo pantalone, basta. Make-up molto semplice, ho messo un rossetto di Huda Beauty vecchissimo, e perdonate il rumore, ma sono le bimbe che abitano nella villetta qui sotto da noi, e basta. Vado, andiamo prima a far colazione perché abbiamo fame, poi andiamo, non so, o al mercato a Cervia o a Savignano, all'Iper, perché c'è anche Zara, c'è un sacco di negozi dove vendono i costumi, perché sono alla ricerca di un costume. Direte: Sabri, non hai il costume? Sì, ne ho, però molti li ho gettati, perché io sono una che conservo tutto, anche i costumi, ma quando siamo andate a Marsalam, al mio ritorno, molti li ho eliminati perché si erano stralabrati, poi sono dimagrita, mi stavano grandi, e quindi di uno o due bisogna che li prenda quest'anno. Ragazzi, basta, metto a posto lo spray mop, perché ho dato lo spray mop stamattina nel bagno, e ci vediamo dopo. Buon appetito, mi ha fatto un po' di shopping, cosa di farvi vedere. Siamo tornati a casa, io ho anche portato fuori Joy, nel frattempo c'è mio marito che sta spazzando e adesso mi tolgo le scarpe perché vi dirò, si può iniziare a star fuori a prendere il sole. Io sono stanchissima, ragazzi, ma voglio andare assolutamente a correre perché ne ho bisogno, nel senso che sono stanca, ma ho bisogno di fare un po' di attività. Però vi voglio prima di tutto far vedere che cosa ho preso. Alla fine ho trovato anche il costume e l'ho trovato da H&M, molto carino, molto semplice. E sapete che quest'anno per me è semplicità, almeno credo. Poi magari tra un po' non sarà più così, ma allora vi faccio vedere che cosa ho preso. Mi tengo la giacchettina perché in casa, ragazzi, è molto freddo. Allora, avete visto un sacco di buste, ma la maggior parte di mio marito. Quindi ha fatto parecchi acquisti, lui ha fatto bene, perché comunque tra poco partiremo, lo sapete, andremo in ferie con mio fratello, i miei nipoti, tutti quanti, e ogni volta che si va via si ha sempre la voglia di comprare qualcosa di nuovo, ma lui ne ha veramente bisogno, a parte che quest'anno è andato in palestra tutto l'anno e si è allargato, e anche le spalle sono,
le spalle e le braccia sono diventate belle muscolose e molte magliette non stanno, quindi aveva proprio bisogno. E adesso ho preso i treppiedi e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, partiamo da Zara, vi faccio vedere. Ops, ho preso proprio due. Eccomi qua, sono riuscita a far partire la lavatrice, avete visto nel frattempo anche mio marito. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Zara, ma proprio due sciocchezze, perché non ho trovato cose molto interessanti. Allora, maglia bianca che non può mai mancare, era lì da parte, nascosta, cioè in mezzo a questa che ho preso io, che non c'entrava nulla. Ho detto, si vede che è qui perché devo prenderla io. Comunque, questa magliettina bianca semplicissima, l'amore che ho verso le magliette bianche quest'anno è incredibile. Vabbè, a parte che il tessuto è molto liscio, morbido, mi è piaciuto tantissimo. Vedete così un po', non so se riuscite a vedere, un po' a costina, la classica manica è questa qui. Allora, di questa c'era appunto la S, l'ho pagata 12,95. Io ragazzi oggi non so come mai, ma non vedo nulla. Secondo me mi è entrata stamattina un po' di olio dentro gli occhi e faccio fatica a vedere bene. Comunque è bellissima, anche sotto a questo giubbottino così di jeans che ho da parecchio tempo. Dopo vi dico anche di che azienda è, perché non me lo ricordo. Questo è di boh, comunque dopo ci guardo e ve lo dico. È molto carino, così tutto rotto. Vabbè, questa è la maglietta che va giù dritta così, è abbastanza lunga ed è lei. Poi ho preso questa magliettina in rosa, anche quest'anno come sempre mi piacciono le maniche fatte così a frangia, a sbuffo, non so come si possa chiamare. L'ho presa in rosa, c'era di varie colorazioni, di vari colori, ma io l'ho presa rosa perché bene o male non ho tantissime magliettine rosa. Ho preso una M grande, l'ho presa grandina rispetto alla S perché avevo paura che fosse troppo corta. E sentite, allora, a noi fa rumore la porta del bagno, l'armadio, scricchiola tutto. Comunque, ho preso lei e l'ho pagata 9,95. Anche questa, sapete, sui pantaloni bianchi, neri, verdi, rossi, non lo so. Vabbè, ho preso lei da Zara, molto molto carina. Poi sono passata da Calliope, che sapete che è il negozio che io adoro di più in assoluto, e ho trovato due cose in promo e l'ho presa, e le ho prese. Allora, prima di tutto questa camicia che non potevo lasciar lì, perché mi è piaciuta tantissimo, cioè mi sono piaciuti tanto i suoi colori, giallo, verde, rosa, lilla, c'è un mix, bordeaux, comunque molto carina, anche per questo periodo va benissimo. Comunque molto bella, mi è piaciuta tantissimo e ho preso una XS, e questa qui veniva a 19,99, però aveva lo sconto del 10%, che sono certa che il cartellino me l'hanno tolto. Comunque, questo qui è di Zara, lo scontrino ce l'ho qui, vedete, 19,99 meno 8 euro, e quindi buono. Ho preso lei, che è una oversize, abbastanza lunghina, vedete, anche con questi pantaloni lilla stanno bene, ma questa qui la penso con qualsiasi cosa, anche con dei jeans, perché va molto bene, ma io cercherò di metterla all'interno, vedete, è più corta davanti, più lunga dietro, a me è piaciuta tantissimo. Poi questo qui invece l'ho pagato, no, allora scusate, questa aveva lo sconto del 10%, invece di 19,99 mi hanno abbinato lo sconto di 2 euro. Questo qui invece aveva lo sconto del 40%, che ovviamente mi hanno tolto, quindi invece di 19,99 meno 8 euro. E ho preso questo gilet,
sapete, per l'amore che ho verso i gilet, poi soprattutto fatti così tutti lavorati, e, l'ho visto, me ne sono innamorata naturalmente nel color lilla, e di questo ho preso una S, non una XS, perché avevo, ripeto, paura che fosse troppo striminzito, troppo corto, e vabbè, questo lo posso adattare sopra una camicia, sotto una camicia, così da solo, su un jeans, pantalone bianco, anche su questo eventualmente, su un arancione, in estate si sa, no? Si ha più voglia di usare, e perché no, anche in questo periodo sotto a una camicia tipo questa, guardate che carina. Poi ragazzi, sono stata da H&M e ho trovato finalmente il costume, me ne sono letteralmente innamorata, sono andata da Terranova, non l'ho trovato, sono andata da Tezenis, non ho visto nulla, da Zara, quando ho visto lui me ne sono innamorata e l'ho preso, e da quest'anno voglio adattare ai costumi anche degli accessori tipo le collane, degli anelli, da quest'anno voglio diciamo, usare un po' di più anche spiaggia, e ho preso questo costumino che a me è piaciuto tantissimo, lo devo provare perché non l'ho provato, io purtroppo non sono una persona che prova tantissimo, da Terranova oggi ho provato, infatti non mi è piaciuto nulla e non ho preso niente, però il costume mi ha detto che non ci sono problemi, mi ha lasciato lo scontrino e ho tempo fino al 26 di maggio, c'è proprio la data qui. Mi ha detto, guarda, c'è proprio la data qui e puoi andarla a cambiare entro il 22 maggio. E quindi lo conservo, che magari stasera dopo la doccia lo provo. Allora, il costume è lui. Cioè, bellissimo, beh. Mi è piaciuto tanto, sì, amore, in cotumino, sì. È molto semplice, però elegante, secondo me, allo stesso tempo. Ha, diciamo, l'imbottitura che eventualmente si può togliere, ma io conserverò, avendo 50 anni ed avendo partorito ed allattato un neonato, è meglio mantenere l'imbottitura. È molto semplice, molto, ripeto, carino, dietro è fatto così e si può regolare perché diciamo la parte dietro ha questi tre buchi dove si può regolare la chiusura, un po' più stretta, meno stretta, e non lo so, devo comunque provarlo. Mi è piaciuto tanto, davvero tanto tanto, ve lo faccio rivedere, vedete com'è fatto in questo colore azzurro che mi piace, molto tenue, molto elegante, molto semplice. Vabbè, comunque io ho preso una 38 che corrisponde a una 42 italiana e l'ho pagato 20 euro solo la parte sopra. Ero indecisa tra la 38 e la 40, lei mi ha detto guarda, la 40 corrisponde a una 44 e io porto solitamente una 42, mi sembrava molto piccolo. Però è anche vero che io sono dimagrita abbastanza e devo provarlo. Quindi questa è la parte sopra, molto carina, e la parte sotto invece è lei. Ho preso sempre una 38 e la parte sopra l'ho pagata 12,99, 13 euro. Vabbè, la parte sotto credo che non ci siano problemi, la 42 va a me va bene. Vedete, mamma mia, è bellissima, almeno a me piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere tutto senza le etichette, così lo vedete bene. Guardate, sembra quei costumini da bambina, però a me piacciono tanto. Sto meglio con i costumi che si legano, perché io ho un po' di ciccia qui e me la segna molto questa qui. Però ho detto, ma chi se ne frega, tanto io non vado in giro mai in costume. Da sempre, da quando ero ragazzina, mi sono sempre vergognata, quindi la parte sotto tendo a nasconderla. Quando mi alzo, soprattutto per andare al bar, andare al bagno, andare a mangiare, io metto o dei pantaloni o un pareo. Adesso vedo quest'anno cosa adattarmi, e ancora devo prendere qualcosa, o un vestitino lungo, quelli trasparenti. Vabbè, ho anche il quel gilet che ho preso adesso al mercato, può andare benissimo sopra, ma devo assolutamente chiuderlo perché mi vergogno di far vedere la parte, diciamo, sotto. E questa è
la parte dietro. E ragazzi, vorrò andare ad adattarci questa che ho preso sempre da H&M, questa collana che mi è piaciuta tantissimo, molto semplice, però molto carina allo stesso tempo. E voi direte, ma dopo Sabri non ti abbronzi bene? Ma vabbè, chi se ne frega. E ho preso da adattarci sopra questa collanina, sempre ripeto lì da H&M, che può essere adattata sopra tanti tipi di costumi, magari se lo prenderò lì, là, bianco, ma vabbè, comunque qualsiasi tipo di colore. Guardate che carino qua sopra, molto carina, va tanto, almeno da noi al mare sono sempre andate orecchini, collane, anche cinture, ma io non le ho mai messe. Però ragazzi, avevo preso questo set di anelli che ho già aperto, ma ho sbagliato perché ho preso una M, c'era anche la SXS, ma avevo paura che mi fossero piccolini e invece mi sono un po' larghini, che eventualmente invece di mettermi la collana posso adattarci questi anelli. Adesso li indosso, ma ripeto, sono grandi, li metterò magari all'indice, vedete, è così. E quest'altro che mi è piaciuto tantissimo è fatto così, poi magari, non so, posso togliere questo. Oggi sono abbastanza gonfia e mi allargo, e adattarci questo qui, neanche a farla apposta, nella stessa unghia colorata, magari se voglio adattarlo a questo costume. Bellissimo, questo lo vado a mettere, me lo metto domani, però adesso prima lo provo e poi lo lavo. Basta, questi sono stati i miei acquisti, sono stata abbastanza brava e sono molto contenta per quanto riguarda il costume che l'ho trovato, e anche le altre cose molto carine e semplici. E poi mio marito ha preso un sacco di cose davvero molto belle. Quest'anno va molto il beige, il chiaro, il sabbia, vanno tanto le borse in paglia, non so come mai, si vede che avevo un sentore, e già da tanto tempo, soprattutto su Instagram ve ne ho parlato e uno l'ho presa, ve l'ho fatta vedere. Era un po' titubante di prenderne o meno altre oggi, le ho viste da Carpisa, molto carine, c'era anche il 3+1, però adesso ho lasciato stare, magari ordino qualcosa su Amazon perché c'è proprio quella che cercavo io, e dopo mi ci metto. Però prima voglio andare a correre e poi mi metto fuori in terrazza a prendere un po' di sole. Sono 2:30 qui, ma sta arrivando adesso, ragazzi. Ho, a parte 2 stendini pieni di cose da ritirare, uno e l'altro che è laggiù, 2. E niente, da stasera abbiamo deciso di iniziare a mangiare fuori, tanto si sta bene, e devo appunto mettere a posto tutto quanto. Ecco, questo qui è quello che vi dicevo, che magari posso adattare sopra al costume. È questa maglia che arriva fino al, diciamo, al ginocchio. Boh, quasi paura che mi si sia accorciata, sembrava un po' più lunga. Sembrava un po' più lunga, ragazzi, lo sapete? Non è che a lavarla mi si è accorciata? Eppure mi dava 30 gradi. In diretta, aspetta che non so neanche come mi sto tenendo, ragazzi. No, a mano, mi diceva. Bravo, Sabri. Vabbè, lo stesso. Tanto... adesso devo provarla, ragazzi. Devo assolutamente provarla insieme a voi, per farvi vedere la Sabri quanto è brava. Quanto è brava, molto brava Sabri, molto molto brava. Sì, era più lunga, porca miseria. No. Mi sembrava più lunga, ragazze. Sembrava molto più lunga. Ma perché io rovino sempre tutto? Perché non leggo le etichette. Vabbè, adesso magari la tiro un po' e poi, o se no la posso lavare e tenerla un po', diciamo, con acqua, nel senso che la mia mamma ha sempre fatto così, quando accorciava qualcosa le lavava e le lasciava appese con parecchia acqua, diciamo, un po' la lasciava, la centrifugava, però, o se no la strizzava a mano e poi la metteva, diciamo, sopra la vasca, su una gruccia, e la lasciava asciugare così, in modo che l'acqua pesava e si allungasse un po'. Mia mamma ha sempre fatto così.
comunque devo mettere a posto anche le frange che si sono un po' attorcigliate. Vabbè Sabri, va bene. Comunque dai, tirandola un po' si è allungata, ma sono certa, mi ricordo che era un po' più lunga. Dopo vado a vedere il video che ho girato dove vi faccio vedere gli acquisti. Vabbè, è lo stesso, via. È comunque carina lo stesso, molto bella questa, mi è piaciuta tantissimo. E tipo un kimono. Allora ragazzi, adesso vi saluto, mi preparo, vado a correre, dopo mi faccio la doccia e ci prepariamo anche per domani. Voglio provare il costume, così lo lavo a mano e lo stendo, però lo voglio far vedere anche su Instagram. Ci vediamo o domani o nei prossimi giorni, magari se andiamo al mare domani vi porto con noi. Buongiorno ragazze, allora siamo a domenica, il giorno dopo, sono le 9, io ho appena finito di fare le mie pseudo pulizie, nel senso che ho fatto davvero poco, ma tanto domani sicuramente staremo a casa, e perché a parte il tempo è andato brutto, facciamo la spesa e io sinceramente vorrei iniziare a fare il cambio dell'armadio, perché nel mio armadio c'era un casino incredibile. Comunque sono andata, ho dormito benissimo, tantissimo, sono stata molto bene e ho iniziato ad indossare il bite, perché ho notato che nell'ultimo periodo, infatti, mi si sono scheggiati questi due denti e devo assolutamente fare la ricostruzione, perché forse dal nervoso, non lo so, sicuramente sto stringendo la mandibola e mi ha appunto scheggiato questi due denti, quindi mi sono fatta il bite e ho iniziato ad indossarlo la notte e ci è voluto un po', però mi sono addormentata e io ho quello rigido e stamattina vi dirò anche a livello di mandibola sto molto bene. Ieri invece, nei giorni scorsi, la sentivo molto indolenzita. E oggi sto molto molto meglio. Allora adesso siamo pronti, vestita proprio da schifo, ma io quando vado in spiaggia, finché non è caldo caldo, indosso tutte perché ho proprio freddo. Il tempo fuori è bellissimo, c'è una bellissima giornata di sole e andremo al mare. Buongiorno, buon lunedì mattina, io sono pronta. Allora, ieri poi siamo stati al mare, non ho ripreso nient'altro, sono un po' abbronzata e quindi perdonatemi. Allora, lunedì mattina io sono pronta, ho messo questa camicia che ho preso da Calliope, l'ho lavata e oggi l'ho messa perché ieri sembrava estate, oggi invece sembra inverno. Vabbè, comunque io ho pulito tutto. Ho messo questi pantaloni di Terranova che sinceramente non mi piacciono, però è lo stesso. Tanto io questa mattina passo a prendere una mia amica, mi ha chiamato ieri, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto se l'accompagnavo a Savignano, lì per Savignano, e perché voleva andare da Zara siccome ha una comunione tra poco, maggio, mi ha detto se l'accompagnavo. Allora io non la riprendo perché si vergogna, è una di quelle mie amiche che mi ha fatto una sorpresa, cioè a cui abbiamo fatto tempo fa una sorpresa, siamo andati a vedere il concerto di una 10.000, non mi ricordo, comunque non so se, penso di aver messo il video, però se andate su Instagram e sulle mie storie in evidenza del appunto del concerto, è una di loro, e quando io volevo riprenderla scappò, quindi potete immaginare che lei non si fa riprendere, ma è la mia amica, quindi la passo a prendere e andremo a Savignano. Mio marito stamattina non c'è, è andato via con mio fratello, e quindi niente, vado a prenderla io, così andiamo a Savignano, l'accompagno da Zara, speriamo di non cadere in tentazione, ma l'unica cosa che vorrei prendere sono altre magliettine semplici da poco, perché sì, magliettine semplici da usare tutti i giorni, sapete, le mie fisse, quelle bianche, però se la trovo anche magari una nera, una, non so, tortora, cose così, può darsi che la prenda, ma voglio giusto prendere due maglie se le trovo da poco, 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 e poi basta. Comunque questa camicia mi piace tantissimo. Ragazze, allora, ho appena lasciato la mia amica a casa e siamo stanchissime, abbiamo mangiato qualcosa lì, ma proprio delle schifezze, vabbè. Ci sta? Non lo so.
Comunque, io sono stata bravissima, da Zara non ho preso niente, ho preso solamente una magliettina da OVS e ho speso 5 euro e qualcosa. Adesso ve la faccio vedere visto che siamo qua, così dopo vado a casa. Sta per arrivare il mondo. Allora, ormai abbiamo preso il via a fare anche le, diciamo, i video in macchina. Ho preso questa maglietta, guardate com'è bellina, sapete, non volevo spendere molto, però magliettine bianche così mi piacciono tantissimo. Ho un paio di pantaloni di questo colore qui, però può andare bene anche con il lilla o con il fucsia. E questa qui, scusate, ho preso una S, 5,95. Potevo prendere anche la XS, ma se c'era, ma purtroppo non c'era. E quindi adesso niente, vado a casa perché, ripeto, sta venendo giù il diluvio, credo, almeno ci sono dei gran nuvoloni grigi. Poi, anzi no, prima di andare a casa devo passare assolutamente dal supermercato, perché alla fine non mi sono fermata là, perché ho detto, se prendo qualcosa di fresco dista 40 minuti da casa e anche no. Quindi adesso vado al supermercato, prendo due o tre cose. Ragazze, voi non ci crederete, ma io ho la scorta di detersivi della qualunque. Ma ieri, l'altro ieri, avevo finito il detersivo per la lavastoviglie. Ieri ero sicurissima di averne un altro dell'April nel mio armadio e invece l'abbiamo abbiamo cercato io e mio marito, ma non c'era. E quindi niente, non ho detersivo per lavastoviglie. E niente, mi fermo. Scusate. Mi fermo un attimo al supermercato, prendo due o tre cosine e poi tanto domani andremo a fare la spesa, quella un po' più grossa, ma ho bisogno del detersivo per la lavastoviglie e del latte, perché stamattina l'ho terminato e non ce l'ho per domani mattina. Quindi vado al supermercato, altrimenti sarei andata da Tigotà. Vado, saluto la mia amica, e cioè è già a casa, e ci vediamo dopo. Ragazzi, allora sono a casa, sono andata al supermercato, ho preso quelle due cosine, adesso sono a casa, mi sono fatta la doccia. E niente, io vi saluto perché il video ho già provato a montarlo ed è abbastanza lungo. Io vi ringrazio, grazie per avermi tenuto compagnia, spero che le cosine che ho preso vi siano piaciute. E niente, se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi voglio tanto bene, amiche mie.